Le tue ali on air, il podcast del gruppo giovani di Confindustria Lecco e Sondrio. Buongiorno giovani imprenditori, terza puntata, terza stagione. Oggi parliamo di comunicazione digitale con un ospite che molti di voi conosceranno già, Fabio La Rotonda di Agenzia Yes. Ciao Fabio. Buongiorno Yuri, buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Prima di parlare del tema di oggi, direi Fabio, se sei d'accordo, di fare una breve introduzione. Chi è Fabio La Rotonda e che cos'è Agenzia Yes? Allora, Fabio La Rotonda è un ragazzo giovane di 36 anni che abita a Lecco, ma è nato a Milano, ha vissuto in Brianza e lavora per Agenzia Yes da quasi 10 anni. Agenzia Yes è un'agenzia pubblicitaria a servizio completo, siamo attivi in Italia dal 2007 e i nostri uffici commerciali li abbiamo a Milano in via Turati al 38, invece l'headquarter operativo è a Varedo su Milano Meda, e qui abbiamo un open space di circa 1500 metri quadri. E facciamo campagne pubblicitarie, ecco quello che facciamo. Ed ecco perché ho chiamato proprio te oggi per parlarci del tema di oggi. Il tema di oggi è la comunicazione digitale e in particolare la comunicazione ai tempi del Covid. Ci siamo chiesti come nel corso dell'anno appena passato e in questi giorni, insomma, come è cambiata la comunicazione digitale e che cosa invece della comunicazione digitale è rimasta uguale nonostante questo 2020. Guarda Yuri, stavo leggendo dei dati nei giorni scorsi che dicevano che il PIL del 2020 a livello italiano è calato circa del 10%. Però poi dobbiamo fare e dire qualcos'altro, ovvero che da febbraio rispetto al 2019 è aumentato di oltre l'80% le vendite online. Anche nel retail c'è stata una rivoluzione, ovvero il 75% di chi ha comprato online nell'ultimo anno non l'aveva mai fatto prima. Sono dei dati scioccanti a livello italiano, perché è vero sì che il PIL è meno 10%, ma abbiamo un traffico online che è circa del più 93%, abbiamo rispetto agli e-commerce un 80% e un 75% di nuovi acquirenti che non aveva mai fatto prima. Da qui capiamo quanto la comunicazione digitale e tutto l'ecosistema digitale delle aziende sia fondamentale. Sono dei dati abbastanza importanti che ti fanno capire dove sta andando il mondo della comunicazione e le aziende dove devono andare. Prima cosa, tutti i nostri potenziali clienti sono online, certo. Quindi non esiste più nessuno che non ha internet, non può andare a vedere un sito web, non può andare a vedere un video su YouTube. Chi fa business è online, quindi dobbiamo pensare che il Covid da casa ci ha permesso di scoprire questo mondo, anche se ora è da 10 anni, da quando abbiamo Agenzia IS è cresciuta in maniera esponenziale, che è fondamentale per un'azienda, ecco. Certo, poi chiaramente uno dei risvolti positivi della negativissima pandemia dell'anno scorso è stato sicuramente questo, di far arrivare nel digitale molte persone che magari prima lo ignoravano o non gli davano così tanto peso. Partendo dai numeri e dai dati che mi hai dato, secondo te quanto inciderà quindi la comunicazione digitale nel corso del prossimo decennio? Guarda, io ti dico, bisogna guardare più che del decennio, bisogna guardare da qui a 6 mesi, perché un orizzonte temporale molto più breve. Molto più breve, da qui massimo un anno, perché ci sono talmente tanti cambiamenti e rivoluzioni che anche noi, con tutti i nostri professionisti all'interno, non facciamo fatica a stare dietro alle continue innovazioni e alle continue trasformazioni che i nostri clienti ci chiedono.
Quello che io posso dirti è tutte le aziende devono avere un ecosistema digitale, non dico perfetto, ma in ottimo stato. Per ecosistema digitale cosa intendo? Sito web, social, contenuti video, brochure, comunicazione interna, esterna, DM, blog, tutto quello che serve al fine di raccontare una storia, ovvero la storia dell'azienda. Questo che cosa ci permette di fare? Ci permette di avere una brand awareness maggiore rispetto ai nostri concorrenti, perché spesso e volentieri i nostri concorrenti lavorano più o meno e sono bravi quanto noi, ma i clienti di agenzia Yes e soprattutto le aziende, secondo me, devono comunicare meglio, e alla fine vince chi comunica meglio, perché spesso e volentieri tra lo stesso prodotto, lo stesso luogo di produzione, lo stesso prezzo, cambia la comunicazione, e questa la comunicazione ti dà quella magari spinta in più che ti può permettere di avere un vantaggio competitivo. C'è chi appena scoppiata la pandemia si è trasformato, è stato veloce, è stato camaleontico ed è riuscito a cavalcare e continuare a fatturare con il digitale. C'è chi ci sta mettendo un po' più tempo, ma penso che la strada del digitale sia fondamentale, perché io penso che le fiere sia difficile farle per tutto il 2021, ma anche a livello poi di costi, faccio un esempio, si possono trasformare fiere in attività digitali, in eventi digitali, certo. Non bisogna più guardare, spesso l'imprenditore lecchese, milanese, brianzolo, guardava un po' Facebook, Instagram, LinkedIn come un qualcosa che lo dava in gestione alla nipote, sì, è la cosa più sbagliata in assoluto, ripeto, bisogna cavalcare l'onda tale per essere trovati, per essere cercati e per avere una reputazione web, perché io posso fatturare 50-100 milioni, ma se poi quando i miei potenziali clienti, i miei clienti mi vengono a cercare con i miei presidi digitali che sono carenti, certo. Anche tu lo sai che sei cresciuto nel mondo della comunicazione, è un po' come quando mi presento e ho la facciata dell'azienda con l'intonaco che si stacca. Sì, assolutamente. Quella è il problema. Però spesso e volentieri non si capisce mai quanto possono portare, e quindi l'imprenditore pensa che ci siano delle azioni, c'è un esempio, una fiera di turno che gli possa portare immediatamente più business, perché lo vede più tangibile. Invece spesso volentieri il digital non è tangibile, ma a lungo termine ti crea un vantaggio competitivo sui tuoi clienti. Sicuramente. Sui tuoi competitor. Certo. Questa è una cosa che abbiamo notato anche noi quando abbiamo inizialmente lanciato il servizio di produzione multimediale ormai 3 anni fa. Tantissimi associati, il servizio è rivolto chiaramente alle aziende associate, tantissime associate inizialmente erano quasi diffidenti, perché dicevano: sì, ma io ho i miei clienti, ho il mio giro, che cosa mi serve la comunicazione digitale? Oggi, dopo 3 anni, effettivamente, soprattutto nell'ultimo anno, è un po' cambiata questa visione anche per noi, quindi ti posso confermare sicuramente che sta nascendo un sentimento diverso in questo senso. Tante persone stanno capendo che questa può essere effettivamente una strada per far restare in piedi il proprio business, o anche, perché no, per farlo crescere in maniera significativa. E a questo proposito io ti chiederei, visto che Agenzia Yes è appunto un'agenzia di comunicazione digitale, se ti va di raccontarci alcuni esempi di comunicazione digitale innovativa, senza fare nomi chiaramente, che hanno permesso ad aziende tipicamente offline magari di riconvertirsi e di sopravvivere a questo 2020, o perché no, anche di partire con una spinta importante. Ah, guarda, la prima cosa, noi verso già aprile avevamo un boom di richieste di e-commerce, perché tutti volevano vendere a livello web, cioè certo. Vendere direttamente con loro e-commerce. Mettere in piedi un e-commerce non ci si impiega tantissimo, ma non è neanche si attiva da un giorno all'altro. Chiaro. Ho un caso che è stato, secondo me, emblematico.
loro avevano già un e-commerce, stiamo parlando di un ristorante, okay, specialità carne pugliese. Loro avevano già un piccolo e-commerce dove vendevano la carne da asporto. Allora cosa hanno fatto? Avevano già chi gli produceva i contenuti, ma avevano bisogno di un'agenzia che gli creasse visibilità attraverso ADV push online, attraverso influencer marketing, attraverso tutta una serie di azioni. Loro praticamente si sono convertiti, loro sono due ristoranti, hanno i loro dipendenti, li hanno trasformati, chiamiamolo in fattorini, a consegnare pacchi di carne per Pasqua, Pasquetta, primo maggio. Io ti dico che io conosco il proprietario. Loro facturavano una media per due ristoranti al mese, 300.000 euro, durante il Covid sono passati a 600. Quindi insomma, sicuramente in questo senso il digitale gli è stato di grande, grandissimo aiuto. Ti dico il vantaggio digitale: abbiamo fatto delle fiere digitali, abbiamo fatto degli eventi digitali, abbiamo fatto anche delle brochure digitali dei clienti che delle aziende vecchio stampo con la brochure. Abbiamo creato queste brochure digitali con tutta una serie di contenuti video multimediali dove davano un'experience all'utente diversa dal toccare la carta. Era proprio in ogni azione, in ogni produzione di una macchina, di un prodotto, usciva un video di spiegazione. E sembrano delle cavolate, ma quando poi le ricevono i tuoi clienti o tutti gli stakeholder che stanno intorno alle aziende, cambia la reputazione di un'azienda, perché dicono: sono al passo coi tempi. E questo secondo me che spesso in Italia manca, cioè la pubblicità rimane l'ultimo step, invece dovrebbe essere uno dei primi, dei cavalli fondamentali. Sì, guarda, negli Stati Uniti quando si apre una nuova società la prima persona che si va a contattare è l'agenzia pubblicitaria, il pubblicitario. Invece in Italia è il commercialista, è questo che però senza la pubblicità non quadrano i conti. Esatto. Quindi è difficile, e ti dico, potrei raccontartene veramente di qualsiasi genere. Assolutamente. Imprenditori che mi chiamano: voglio fare internet. Cosa vuol dire voglio fare internet? Benissimo, quindi insomma il take on di questa breve chiacchierata e di questo lunghissimo 2020 è: investiamo nel digitale, perché non è soltanto il futuro, ma dovrebbe essere il presente. È il presente, Yuri. Poi, ripeto, tutto quello che viene fatto digitale rimane per sempre. Esatto. Ricordiamoci questo. Esatto. Cioè, i contenuti che si vengono prodotti rimangono per sempre, rimane sempre un bene dell'azienda. E non è uno spot radio che finì 30 secondi non esiste più. Questa è una cosa che ci dobbiamo sempre ricordare e non sottovalutare, perché poi è un attimo che i nostri competitor prendono la strada giusta e ci sovrastano, quindi bisogna essere sempre un passo avanti. Io penso che le aziende devono essere sempre innovative e mai adagiarsi su quello che facevano prima, e il digitale in questo momento è fondamentale per qualsiasi azienda, sia B2B che B2C. Assolutamente, sono d'accordo. Fabio, io ti ringrazio ancora per l'intervento. Grazie, grazie mille. Grazie mille, il piacere è stato mio. Lasciamo adesso la parola a Martina per le news della settimana. Internazionalizzazione. Ti informo che il prossimo 20 gennaio, a partire dalle 10, SACE organizza in collaborazione con Confindustria l'evento in live webinar SACE Meets Nati Food. Il webinar si focalizzerà sui comparti dell'allevamento, del food processing, del packaging e della catena del freddo. La Camera di Commercio di Como Lecco, con Union Camere Regione Lombardia, organizza dal 16 al 18 febbraio l'evento Digital in Buyer Settore Subfornitura Meccanica, con l'obiettivo di favorire l'export delle aziende lariane appartenenti al settore. Per sapere come iscriversi a questi eventi puoi contattare pierini@confindustrialeccoesondrio.it. Territorio e infrastrutture.
Nell'ambito del servizio Banca Dati Immobile ed Aree Industriali, segnaliamo che un'azienda è interessata a valutare l'offerta di un immobile industriale nella zona della Brianza Lecchese. Per sapere tutte le caratteristiche richieste, contatta il responsabile d'area Riccardo Confalonieri. Sul nostro sito è stato pubblicato per maggior comodità il calendario 2021 con riportate tutte le date interessate dai divieti di circolazione e la relativa leggenda. Per maggiori informazioni scrivi a confalonieri@confindustrialeccoesondrio.it. Formazione. Il 3 febbraio si terrà l'IVA Day, novità 2021 e check-up 2020. Gli obiettivi del corso sono fornire le competenze applicative per affrontare correttamente le novità di periodo e fornire metodiche di controllo in occasione dell'adempimento dichiarativo. Per informazioni e iscrizioni scrivi a formazione@confindustrialeccoesondrio.it. Grazie Marti come sempre per le news della settimana. Giovani all'ascolto, per oggi è tutto, noi ci risentiamo non settimana prossima perché torna Jazz and Press essendo l'ultimo lunedì del mese, ma ci risentiamo tra 2 settimane, sempre qui su Le Tue Ali On Air.